Lasciamo il porto antico e andiamo alla Fiera del Mare per la quinta giornata di Euroflora. Vediamo come sta andando la manifestazione e cosa ci offre oggi, in diretta da Rita Lucido. Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in diretta da Euroflora, buona Pasquetta a tutti. Il giorno del boom è arrivato, Euroboom, il servizio di sicurezza della fiera vigila infatti sul flusso nei padiglioni e anche i viali sono gremiti di gente, complice sicuramente la bella giornata e il clima caldo, complice il clima da scampagnata di Pasquetta. E ci ha raggiunto qui oggi come ospite, sempre in collegamento diretto, Marco Bertani dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, che è stata rifondata proprio da un gruppo di ragazzi di Camporosso nell'Imperiese. Cosa vuol dire fare il giovane agricoltore oggi? Oggi fare il giovane agricoltore significa continuare a far esistere Euroflora, credo, e tutti noi come associazione crediamo in questo lavoro, ci crediamo profondamente e niente, è una grande soddisfazione essere qua. È un mestiere importante? Credo sia uno dei mestieri più importanti. I giovani portano nuove idee come una nuova specie di certificazione che state promuovendo. Certamente, noi come associazione promuoviamo il fiore giusto, che è un marchio che garantisce una filiera del fiore, una qualità del fiore superiore, una giusta retribuzione nel lavoro. E regole più giuste quindi. Regole più giuste, soprattutto anche dal punto di vista ambientale. E quindi con questo bellissimo mazzo di fiori ci sono dei ranuncoli e ci sono dei garofani, dei bellissimi garofani colorati. Andiamo invece a qualcosa di proprio giovane, non è, sono alberi secolari, gli alberi più antichi, si chiamano bonsai, ce li racconta Valentina Gregori. Alberi centenari, alti appena poche spanne, tronchi contorti, scavati delle vere sculture, piccoli boschi da tenere in una stanza. A Euroflora l'angolo dedicato ai bonsai è fonte di meraviglia. Bonsai è un'arte orientale, significa pianta in vaso perché è proprio il vaso, la poca terra, a rallentare la crescita degli alberi. Prima a importare bonsai in Italia l'azienda di Luca Crespi di Parabiago, che può vantare esemplari senza prezzo come questo ginepro. In base a cosa si giudica la bellezza di un bonsai? Ma io quando scelgo una pianta, osservo una pianta e guardo l'armonia, quindi il rapporto fra vaso, tronco, chioma, e questa cosa mi deve dare un'emozione, una sensazione. Questo semplicemente è la prima cosa da guardare. In fiera i bonsai sono inseriti in giardini giapponesi e in una nicchia per la piccola casa del tè. Noi abbiamo voluto ricreare il tokonoma, che è normalmente in una casa tradizionale giapponese la parte spirituale di presentazione, dove si mettono oggetti d'arte, in questo caso un oggetto d'arte è il nostro bonsai. Nella nicchia c'è spazio anche per tre minuscoli show-in, bonsai che non devono superare i 20 centimetri. Abbiamo utilizzato le piante d'accompagnamento per andare a bilanciare il disegno, un grande rotolo che proprio rappresenta un paesaggio, quindi è uno spazio piccolo il tokonoma, ma attraverso l'osservazione di questo rotolo e questo grandissimo esemplare il paesaggio si diluisce, la tua mente può vagare nel paesaggio, nella natura, all'infinito insomma. E il maggio, il mese delle rose, manca appena una settimana, famosa a livello internazionale quella di Barni, che arrivò qui a Genova ben 40 anni fa, oggi è Euroflora, ce ne racconta i segreti Pier Patrizia Lapp.